Seconda domanda, la velocità di deriva degli elettroni. Il risultato sarà 1,6 mm al secondo, giustamente un valore molto piccolo perché sappiamo che la velocità di deriva è lenta. Gli elettroni scorrono molto lentamente perché incontrano grande difficoltà ad avanzare a causa della presenza del reticolo cristallino con cui urtano continuamente. La nostra incognita, la velocità di deriva, si trova in questa formula che esprime la densità di corrente elettrica J, che è definita come I diviso S. Sostituendo i valori, la densità di corrente J è di 21,2 A diviso millimetro quadrato, cioè vuol dire che se il filo fosse ampio con una sezione di 1 millimetro quadrato scorrerebbero 21,2 A. In realtà ne scorrono molti meno, 3,5 A, perché il filo non ha una sezione di 1 millimetro quadrato, ma molto meno. Facciamo quindi la formula inversa, troviamo la velocità di deriva, J l'abbiamo appena calcolato, E è la carica con il segno positivo dell'elettrone, quindi la carica dell'elettrone ha meno del segno, e NE è la densità volumica di elettroni liberi che conducono la corrente, cioè il numero di portatori di corrente per centimetro cubo. Questo numero è molto grande, è 8,5 per 10 alla 22. Conviene esprimerlo in millimetri cubi per semplificare con i millimetri quadrati al numeratore, e in un centimetro cubo ce ne stanno 1000 di millimetri cubi, 10 alla 3. Quindi il risultato sarà 8,5 per 10 alla 19 e qui mi sono dimenticato di ricopiare al denominatore diviso millimetri cubi. Del resto questo risultato è intuitivo perché se ce ne sono di elettroni liberi per condurre la corrente, 8,5 per 10 alla 22 in un centimetro cubo, in un millimetro cubo che invece è la millesima parte, ce ne sarà mille volte di meno, 8,5 per 10 alla 19 appunto. Sostituendo questo valore e semplificando il millimetro cubo qua sotto con il millimetro quadrato, viene 1,6 ampere su coulomb, che sarebbero questi, per millimetro. Ma siccome l'ampere è i coulomb che passano al secondo, i coulomb si semplifica e il risultato finale è 1,6 mm al secondo.